Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo Qigong, un esercizio molto utile per il nostro intestino. E sappiamo che secondo la medicina tradizionale cinese l'intestino è associato, l'intestino tenue piccolo, al cuore. Perché? Perché l'intestino, secondo questa disciplina, separa il puro dall'impuro a livello energetico, quindi andando a inviare il puro alla milza e l'impuro invece all'intestino grasso per poi favorire la sua espulsione. Ma l'intestino di fatto è anche, diciamo, secondo la medicina occidentale, è un organo importante che separa ciò che dà nutrimento al corpo rispetto a ciò che invece deve essere eliminato e pertanto continuerà il suo percorso fino ad uscire fuori dal corpo, quindi andare all'intestino grasso, retto e fine. E da un punto di vista emozionale, l'intestino ha la funzione di separare il buono dal cattivo, quindi separare i pensieri buoni da quelli che invece, in quanto assimilati a scorie, devono essere espulsi. Ecco perché l'intestino può avere una ripercussione sul cuore, nella misura in cui il suo funzionamento quindi non è tale per cui riesce a separare i pensieri buoni dai cattivi e a lasciare andare pensieri, memorie che turbano l'organismo e quindi hanno una conseguenza diretta sul nostro cuore. Ma l'intestino può essere anche, diciamo, in qualche modo rallentato nelle sue funzioni dalla presenza di aria. Quante volte capita praticamente di sentirci o di vedere che si sia accumulata aria nel nostro addome? Ecco, quest'aria non è positiva per il nostro corpo perché va a minare il corretto funzionamento dell'intestino. Oggi facciamo due esercizi, faremo un esercizio di Qigong e due esercizi di massaggio proprio per favorire l'espulsione dell'aria dal nostro intestino e quindi favorire una migliore circolazione energetica e un migliore funzionamento di separazione dell'intestino. Allora, cominciamo con un massaggio. Sovrapponiamo i due palmi delle mani in questo modo e facciamo un massaggio circolare andando ad aderire bene sul nostro intestino. Faremo 9 giri in senso orario e 9 in senso antiorario. Possiamo arrivare fino a 36 giri. Poi prendiamo le mani in questo modo e partendo da sotto le costole andiamo a spingere verso il basso. In questo modo, quindi andiamo a favorire l'espulsione di gas, quindi di aria nel nostro intestino. E quindi poi facciamo un esercizio di Qigong molto semplice che possiamo ripetere tutti i giorni, soprattutto nelle situazioni in cui sentiamo che il nostro intestino è carico d'aria. Come si fa? Andremo a sollevare le mani in questo modo. E contemporaneamente ci solleveremo sulle punte dei piedi per poi ridiscendere, poggiare il tallone e andare a fare questo movimento. Con la testa guardiamo verso il basso mentre i palmi scendono e guardano verso l'alto e lo faremo in maniera ritmica qui, in questo modo. E faremo 9 ripetizioni, ne faremo 3 serie e possiamo anche andare ad aumentare e fare diversi minuti di questo esercizio. Allora, cominciamo a fare queste 3 serie da 9 ripetizioni. Ok, ci riposiamo.
cosa stiamo facendo? Stiamo estendendo il tronco nel momento in cui andiamo a stendere anche le mani, quindi stendiamo tutto il tronco. Quando torniamo giù andiamo a creare una contrazione, quindi lavoriamo sulla parte del tronco andando ad estendere e contrarre. Questo movimento di estensione e contrazione che facciamo va a contrarre e estendere anche gli organi che sono dentro, quindi creando quell'effetto che contribuisce, nel caso in cui ci sia aria, a favorirne l'espulsione. Facciamo un'altra serie. Ritorniamo in posizione e facciamo l'ultima serie da 9 ripetizioni. E 9. Torniamo adesso in posizione retta, chiudiamo gli occhi, lasciamo andare le mani, stiamo qualche secondo in questo modo, andando a percepire l'effetto della pratica. Andiamo a ringraziare il nostro intestino per il lavoro che svolge tutti i giorni. Rimaniamo ancora qualche secondo. Apriamo gli occhi e finiamo qui questa pratica molto utile per eliminare quindi aria dal nostro intestino e per migliorare quindi il suo funzionamento di separazione da ciò che nutre, da ciò che invece deve essere espulso, ma anche dai pensieri, a livello emozionale, pensieri positivi rispetto a quelli negativi che non hanno più ragione di rimanere all'interno del nostro corpo perché possono andare a creare degli scompensi sull'organo associato che è il cuore. Se il video vi è piaciuto condividetelo e o mettete un like. Noi ci vediamo al prossimo video con Tao Power Life. Grazie.